Buongiorno, oggi proviamo a fare il civetta. Siamo partiti da Casara della Grava e arriviamo su alla cima facendo la ferrata degli Alleghesi e poi vediamo per scendere per la normale, che è qua dietro da qualche parte, se non conosco bene il giro, oppure per la ferrata Tisi. Vediamo un po' gli orari. Cambiato assetto, partiti per l'attacco della ferrata e adesso ci aspettano 800 metri di dislivello in ferrata. Com'è Davide là? Continua a salire verticale. Quanto dislivello abbiamo fatto in ferrata? 300 metri. Sì, poco meno di metà. Poco meno di metà, altri 400 metri. Abbiamo una new entry con noi, Alice, che ci sta seguendo. C'è ancora qualche rimasuglio di nevaio sotto. Passaggini esposti. Ma paesaggio veramente, veramente fico. Lago di Alleghe, rifugio Tisi, Pizboe, Marmolada. Quota e stanchezza ormai iniziano a farsi sentire. Quindi la ferrata è venuta giù, però ormai siamo prossimi alla cima. C'è gente lassù, in teoria la cima è dietro, c'è una crestina da fare. Bello, 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 non me lo ricordavo. Sì, merita. E finalmente la croce, veramente, veramente. Arrivati alla cima del Civetta. Lago di Alleghe là sotto. E qua un po' di gente. Lasciato la cima, adesso siamo partiti per il pezzettino della normale per scendere e arrivare fino al rifugio a mangiare qualcosa. Quel ghiaione è veramente bellissimo. È fattibile. No, se è una roba impossibile. Sì, è che ti scarica un sasso. Bisogna andare giù con occhio. Stiamo discutendo se scendere per la Tisi o per la normale. Ci voleva. Mangiato al rifugio e adesso scendiamo. Deciso di fare la ferrata Tisi anche in discesa, anche perché consigliato anche dal rifugista, che la via normale è piena di ghiaia e scivolosetta. Quindi si va.
Scivola, 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 scivola! Oh! Ed ecco la parte più interessante della ferrata Tissi. Il traverso. Il traverso. Com'è Davide, si passa là? Ce la fai? Fai andare avanti la mara, se no sei paura. Qua il passaggio veloce. Sì. Tutta la gamba là, bravissima. Vai su alto, cerca di stare alto dove non c'è. Sali alto, che così non dove non c'è il giardino, dove c'è la rosa. Allora com'è là? Diventa più facile? Favolosa! Favolosa! Guarda, è così facile che sembra di arrampicarsi sugli specchi. Sugli specchi? Bello, bello, mai provato, bello. Messo prima il vetrino. Sei uno stronzo allora. E lì com'è? Dai, ormai. Agevole, dai. Il pezzo. Dai, peggio superato. È fatto. Siamo ottimisti, il peggio l'abbiamo superato. Bene. Vai sulla destra. Ferrata finita, stiamo sfuggendo dal brutto tempo, eravamo sopra lì fino un secondo fa, adesso qua tutto ghiaione, e scendiamo più velocemente possibile. Arrivati alla macchina dopo praticamente 10 ore di camminata e 1600 metri di dislivello, due ferrate, una in salita, una la Agordina in salita e la Tissi in discesa, e adesso siamo sfatti, andiamo a bere una birretta. Giro finito e adesso Talpa in maglia a bersi birretta e formaggi. Era? Che dite, Mara? Come è andata il giro oggi? Divertita? Ottimo. Ottimo. Davide? Sei di più parole? Sei stanco? Un pochino sì, dai. È stato piacevole. Bel giro. Vale la pena di farlo. Impegnativo, però bello, dai. Bello, sì, veramente un bel giro, ferrate belle e paesaggio che merita proprio. E oggi ci è andata anche bene con le temperature. Potevamo morire dal caldo.